Ciao a tutti, ho scelto un progetto di laurea che era pubblicato nella rivista di arte creativa online di febbraio e ho pensato di farlo su una eco bag e adesso vi faccio vedere come fare. Prima di tutto mi sono copiata su una carta da lucido le linee guida del progetto e adesso lo vado a riportare con la carta grafite sul tessuto. Ho fissato il foglio di carta da lucido sul tessuto e mi sono stata attenta all'interno a mettere qualcosa di rigido che mi possa aiutare a riportare le righe e anche mi servirà quando dipingo in modo che il colore non trapassi dall'altra parte della borsa. Adesso inserisco la carta grafite all'interno sotto il disegno e vado a riportare le linee. Riporto le linee più esterne e dove si differenzia il colore da un colore all'altro. Vado anche a verificare che sia stato riportato bene il disegno. Ho spostato le linee guida per fare il cuore che ho deciso di mettere in mezzo tra le due zampette. Ok, le linee guida sono tracciate e adesso iniziamo a dipingere. Mescolerò i miei colori di base con un medium dell'americana per tessuti in dose 1:1, in modo da fissare bene i colori, che poi il tessuto possa essere anche lavato. Iniziamo a dare il colore. Come vi ho detto, uso il medium per il tessuto e iniziamo dai colori più chiari. Voi seguite le linee guida che ci sono sul progetto, basta scaricare la rivista di arte creativa online, dal nostro gruppo. Dopo aver mescolato il colore, comincio a dare il colore sul tessuto e vado avanti a dare le basi in questa maniera con tutti i colori indicati sul progetto. Ok, andiamo avanti, dipingiamo anche il cuore. Come vedete, ho dato le basi a tutto e non ho fatto gli occhi perché li faccio dopo aver dato le sfumature. Mettiamo il colore sul cuore, dopodiché possiamo asciugare con un foam per accelerare i passaggi e poi inizieremo a dare le nostre sfumature per dare la tridimensionalità al nostro disegno. Ecco qui, se ne avete necessità e vedete che nella tramatura ci sono dei punti in cui il colore non è stato dato in maniera coprente, potete ripassarlo una volta asciutto in modo da uniformare il colore. Eccoci qui. Dopo aver dato tutte le basi, cosa facciamo? Andiamo a lumeggiare a secco, c'è scritto sul progetto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che prendiamo un pennello tipo questo da stencil, andiamo ad intingere il colore sul pennello ed andiamo a scaricarlo bene su una carta da Scottex in modo che sembri che il pennello sia pulito. In realtà colore ce n'è ancora. Ed andiamo ad utilizzarlo sul nostro orsetto. Facciamo dei prima leggeri leggeri o dei cerchietti o delle piccole X in modo da vedete che comunque si illumina il musetto dell'orsetto, diventa più chiaro nelle parti dove io ho dato il colore.
Facciamo questo su tutte le parti dove viene richiesto, quindi sul musetto, sulla testa, sulle orecchie, sulle zampe, sul cuore, secondo i colori che ci sono indicati sul progetto. Possiamo anche riprendere il colore più volte. L'importante è scaricarlo in modo da togliere tutta la parte in eccesso, che poi lascia delle righe brutte. Ecco qui, il nostro orsetto adesso ha bisogno di ombre e di particolari e andiamo pian pianino a farli assieme. A questo punto cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un pennello angolare e un pennello mop per fare le nostre sfumature, le nostre ombreggiature. Cosa significa? Significa che vado a bagnare il pennello nell'acqua pulita, lo tampono un paio di volte su un pezzo di Scottex, carico il colore sulla punta, non so se si vede bene, sulla punta, e vado a lavorarlo sulla paper palette. Queste indicazioni le trovate tutte scritte nel progetto, eh? E vado a ombreggiare la parte superiore delle orecchie. Ogni volta che dobbiamo andare a caricare il colore nuovamente, dobbiamo pulire il pennello, ritamponarlo sullo Scottex e poi prendere il colore e rilavorarlo sulla paper palette. Ok, poi si può anche fare un po' più larga, quando è asciutto si possono anche allargare ancora un pochino le ombre. Ok, fatte le ombre, vediamo un po' cosa dice il progetto di Laura. Dice di fare gli occhi con il soft black e poi fare le linee di sopracciglia, bocca, eccetera. Adesso le facciamo assieme. Allora, io mi sono preparata il soft black qui sulla paper palette con un pennello, un liner tondo, un po' grandino, non proprio quello mini. Andiamo a fare gli occhi.
Ok, finché gli occhi si asciugano, andiamo a fare la bocca e le sopracciglia. La bocca, prendiamo un liner molto più sottile. Ok, aspettiamo un attimo che asciughi e poi andiamo a sfumare a destra e a sinistra di questa linea e poi andiamo a rifinire con le lumeggiature. Riprendiamo un attimo il pennello angolare e andiamo a fare la sfumatura a destra e a sinistra del nostro musetto. Ora andiamo a fare i punti luce degli occhi. Utilizziamo il khaki tan per fare delle virgoline. Io quella nel cuore la mischio con il light buttermilk perché la voglio un po' più chiara. Ok, mancano con il bulino il light buttermilk, andiamo a fare i puntini dentro agli occhietti, sempre con il liner super sottile. Ho pensato di fare tante righine fine sottili intorno all'orsetto in modo da fare il pelo della pelliccia dell'orsetto. È una cosa un po' lunghina, però secondo me dà un bel effetto. L'ho fatta e la sto facendo all'interno, a ridosso di tutte le linee, in modo che sembri una bella pellicetta. Quindi adesso vi lascio e proseguo un attimino la pelliccia, poi vi faccio vedere il risultato. Ecco qui il progetto terminato, la mia eco bag è finita. Oltre a fare tutta la pellicetta intorno, nei vari punti, ho utilizzato due cordini per fare in modo che l'orsetto tenga in mano questo bellissimo cuore. Se volete anche voi cimentarvi in questo progetto, non vi basta che scaricare la rivista nella sezione file del gruppo Arte Creativa Online. Ciao!